Ciao, benvenuti sul canale Aurora Star. Oggi sofficini, mozzarella e pomodoro. Per prima cosa, in una pentola metto del sale, poi 300 ml di latte e lo vado a scaldare. Intanto metto i 50 g di burro, mentre il burro si scioglie, mescolo e poi aggiungo i 200 g di farina. E ho impastato l'impasto. Questo è l'impasto dei sofficini e per ora deve riposare una mezz'oretta. Intanto preparo il ripieno. Io ho scelto un ripieno classico, mozzarella e pomodoro, ma potete farcirli come volete voi. Per la farcia dei sofficini in una pentola metto circa metà bottiglia da 700 ml di passata di pomodoro e sono andata a restringerla in modo che fosse più densa. Una volta che l'acqua in eccesso è evaporata, ho spento il fuoco e ho cominciato a preparare la mozzarella che ho tagliato a rettangoli. Questa forma è perfetta per essere adagiata dentro al sofficino. Poi ho messo la mozzarella tagliata in un piatto. Poi ho preso un po' di pasta che ho preparato prima e l'ho stesa con il mattarello e poi con una forma cilindrica ho tagliato la pasta a cerchio e in una metà sono andata a farcirla sia mettendo il pomodoro che la mozzarella. Poi ho richiuso e con una forchetta mi sono assicurata che il sofficino era ben chiuso, stampando anche questo decoro che state vedendo su entrambi i lati. Poi ho passato il sofficino prima nell'uovo sbattuto e poi nel pangrattato e poi ho fritto in friggitrice fino a che ha assunto una colorazione ben dorata. Se non avete la friggitrice, potete friggerlo da entrambi i lati in una pentola con dell'olio. Ci vediamo in un altro video. Ciao!